Buongiorno a tutti, siamo alla sala ex Pinacoteca per il cooking show diretto da special guest Bruno Valecchi che nonostante la sua bravura però quando lui cucina non parla e quindi l'assistenza diciamo, consiste in questo che lo facciamo parlare facendogli delle domande. Innanzitutto illustriamo il menù di questa giornata, che consiste in, diciamo, nella cucina della tradizione assisana nei giorni dei santi e dei morti. Diciamo che lo chef ha deciso di, diciamo, proporre quindi ciò che, diciamo, si mangia ad Assisi in questi giorni e ciò che mangiavano i nostri nonni, i nostri antenati nella città, di Assisi. E, diciamo, i piatti sono molto, diciamo, comunque semplici, gli elementi, gli ingredienti sono, poveri, però ecco, sono della nostra tradizione e quindi noi siamo cresciuti con questi piatti. E negli anni abbiamo tramandato questa tradizione. Vero Bruno? Allora, il menù consiste in un antipasto, un'apertura di, diciamo, crostini, quattro crostini. Diciamo, il primo è un crostino di patè di fegato, di fegatini di pollo, Bruno? Ok. Una bruschetta con il cavolo bianco, una bruschetta con olio e dei salumi e formaggi, diciamo, locali. I salumi sono, diciamo, la coppa che si mangia in questo periodo perché comincia a fare freddo, quindi i macellai fanno la coppa a mano. E appunto quando comincia a essere freddo si fa questo salume, questa coppa. Come è fatta Bruno la coppa? Nel Ci zampetto. dici i contenuti, come si fa la coppa, che cosa ci vuole per fare la coppa? Si lessano le parti del maiale, i nervi, le orecchie, eccetera. Poi si condisce con sale, pepe, aglio e buccia d'arancio. La temperatura deve essere comunque Fredda, fredda. Poi fredda. Va freddata, come? pressata e frittata, basta. Ecco. Quindi si assembla e poi si fa freddare all'esterno, fuori. Okay. Fuori, fuori. Bene, questo è l'antipasto. Per quanto riguarda il primo, diciamo che gli alimenti i piatti sono abbastanza sostanziosi. Pertanto, noi abbiamo deciso di fare un menù di tre portate, escludendo, diciamo, il secondo, perché, diciamo, i piatti sono sostanziosi e quindi, diciamo, il pranzo può appunto essere greve, può aggravare comunque, diciamo, le persone. Pertanto, il primo piatto consiste in fave concotiche e accompagnate da un crostino di pane, da una fetta di pane abbrustolita. Allora, per quanto riguarda le fave, Bruno, allora, come si fa, come si scelgono le fave? Diciamo, da cucinare. Quindi ci sono delle caratteristiche ben precise. Innanzitutto le fave sono, diciamo, Secche, quelle, ecco, secche e non sono quelle che si fresche. mangiano a maggio, No, se voglio mettono via dire, si fanno fresche, ma sono appunto secche. Vanno comprate, vanno prese come? Quali sono le caratteristiche delle fave per essere cucinate in una maniera adeguata, appunto che non, innanzitutto che si debbano cuocere, quindi non sono dure, che vanno colore ci messe, devono no, avere, quello è l'importante, che siano secche, poi dopo vanno messe a bagno la sera prima della cottura. quindi la sera prima della cucina vanno messe a bagno in acqua fredda. Fredda, acqua fredda, io perlomeno.
Esatto, noi facciamo così, le mettiamo a bagno in acqua fredda e diciamo chi sì e chi no mette una punta di bicarbonato, perché qual è la proprietà del bicarbonato sul legume secco? Che intenerisce e lo fa cuocere meglio. Che lo cuoce meglio e lo ammorbidisce, perché se no diciamo, per cuocere ci vogliono 2 o 3 giorni. Invece... Così, ecco. E la codica, ecco, sulla codica, ecco, magari se ci può dare qualche delucidazione sulla codica, come deve essere. La codica è la codica del maiale fresca, pulita, rasata, sbollentita, ecco. Lessata, quindi, con gli odori. Allora, io vado dal macellaio e dico, mi servono le codiche per fare le fave. Le porti a casa, le pulisci, le lessi. Acqua, tutti gli odori, alloro, sedano, carota, cipolla. Tutti i profumi, insomma, profumi. Che praticamente coprono il, diciamo, il sensore, sì. Esatto, del maiale, appunto. Poi si tagliano a pezzettini, io perlomeno faccio un soffritto carote, cipolla, sedano, scaldo le codiche insieme, poi butto giù le fave fino a che non si finiscono le cose. Questo è il procedimento. Esatto, adesso la codica qui si sta sbollettendo, ok. Adesso va tagliata, messa dentro il soffritto, poi si buttano giù le fave e si cuociono fino alla che non so cotte. Cioè. Esatto, poi vanno messe nelle fave che nel frattempo stanno bollendo. Certo. Si va può vedere? Ok, vanno. E quindi quando le fave sono quasi a mezza cotte, cottura, diciamo a tre quarti di cottura, si versano le fave dentro le codiche. Dentro il soffritto, via. Dentro il soffritto, bene. Poi per quanto riguarda l'uso dell'olio, l'olio si mette a crudo, quindi a fuoco spento si aggiunge spento, l'olio. Se è possibile, sì. Okay. E il pane viene tostato abbrustolito, fuoco, esatto. Graticola, quello che è. Per quanto riguarda il dolce, che diciamo è uno strudel, anche diciamo, noi abbiamo preso in prestito il nome austriaco, ma da noi si chiama rocciata. E, il procedimento è, diciamo, si fa con la pasta di pane, Matilda. Allora, Matilda, proprio 2 o 3 battute sulla pasta di pane, diciamo in generale, sulla pasta che in generale viene lievitata per fare diverse cose. Noi faremo lo strudel, sì. E ecco, avete appena fatto lo strudel, quindi come hai proceduto con la pasta di pane? Allora, l'abbiamo stesa. E... No, prima, diciamo, la nascita. No? Farina, acqua, olio, lievito di birra e poi si lascia riposare per... Quindi si impasta tutto, sì. Tutto il procedimento, si impasta. Visto, voi siete bravissime se ce lo dite, che poi noi a casa rifacciamo tutto. Si impasta tutto, si mette in una ciotola coperta con un canovaccio e poi si lascia riposare per 1 ora e mezzo, 2. Tutti. E alla fine l'impasto deve venire... omogeneo, morbido. Ecco, deve risultare, ecco, quindi diciamo... Soffice, quindi non appiccicoso. Sì. Ecco, non appiccicoso. Quindi per lo strudel, quindi si prende la nostra bella pallottina lievitata e fateci vedere come viene spianata la pasta, cioè che spessore deve avere, come si tiene il mattarello, perché voglio dire, ci stanno anche questi problemi, anch'io spesso insomma mi viene che il tengo male, non mi si spiana, cioè voglio dire. Adesso ve lo illustra la mia collega Diana. Brava, prego, ci fai una piccola dimostrazione. Fammi una pallina. Allora, la pallina, ecco, la metti, ecco, così e poi... Quindi va spianata cominciando dal centro, sì, diciamo, sì, ok? Dal... Poi piano piano, anche perché si raccoglie. Ci devi avere pazienza. Brava, esatto. Perché è molto elastica. È elastica, certo, quindi si deve espandere, sì. Diciamo, parecchio, ecco, per poter farla fina. Sì.
se no così voglio dire viene... Si deve lavorare anche tanto. Esatto. Perché appunto deve poi alla fine risultare praticamente di questo spessore. Proprio parliamo di millimetri, due o tre. Quindi quali sono gli ingredienti per lo strudel? Allora abbiamo preso le mele, le pere, l'uvetta, i pinoli, le noci e la cannella. Le mele e le pere le abbiamo tagliate tutte a dadini e le abbiamo messi su questa ciotola e poi ci abbiamo aggiunto la cannella e lo zucchero. Intanto le noci le abbiamo tutte spezzettate, invece l'uvetta l'abbiamo messa a bagno con il vino bianco e dopo tutte queste operazioni le abbiamo messe dentro insieme alle mele. Bene. E abbiamo impastato tutto. E poi sulla la pasta per lo strudel ci va spalmata la marmellata. Sulla base della sì. pasta. Perché la marmellata raccoglie un po', cioè praticamente umidifica un po', diciamo, la base, no? Se no risulterebbe secca. Troppo secca, esatto, ecco. Nelle nostre case, appunto, il giorno dei santi il menù comunque era fisso. Vero Bruno? La roccia, le fave sarebbero il giorno dei morti. Esatto, non è che ecco, cioè uno si metteva a fare pasta a forno o grosse elaborazioni. Il giorno dei santi si mangia santi. Sta roba. E Bruno, le fave qua, ci dici i tempi di cottura della per favore? Perché dopo quando se lo rifacciamo a casa e dopo sbagliamo, veniamo da te e ti sgridiamo. Due ore almeno. Due ore. Noi le abbiamo messe su? Nove e mezzo. Sì, ma un'altra mezz'oretta. Mentre il tempo di cottura dello strudel? Mezz'ora, 180-200 gradi. Allora, vai. Allora, mettiamo la marmellata, questa è di prugne. Sì. Marmellata deve essere di appunto, cioè qualsiasi gusto, cioè sì. meno... Quello che preferisci. Meno che ne so, fragole, però insomma, albicocca, prugna... Si stende bene. Bene, vedi. Uno è già pronto, vedi. Gli altri ce ne servono due perché abbiamo tanti ospiti oggi a pranzo che vengono ad assaggiare la cucina di Bruno Valecchi, che è veramente un amico e mi ha fatto proprio un piacere personale a venire a... fare questo cooking show. Lui non voleva, non voleva, però poi insomma siamo riusciti, insomma, perché lui è anche un po' geloso di come fa le cose, insomma un po' così, e invece è un ragazzo che ha bisogno di essere stimolato, quindi sei un ragazzo Bru, va stimolato. Poi quando ha visto la compagnia di queste bellissime ragazze dell'alberghiero, gli si sono passati tutti i mali. Bruno? Sono carine, sono anche molto simpatiche. Diciamo, la nostra scuola alberghiera d'Assisi è veramente un fiore all'occhiello. Adesso si procede alla... arrotolatura, che non è uno scherzo, vai. Molto bene. Proprio la pasta è proprio fina, veramente. Sì. E si chiude sui lati. E si chiude sui lati. Ecco fatto. Poi si predispone, immagino, carta da forno. Sì, ne abbiamo già uno pronto. Ah, ecco. Sulla carta da forno va pennellato un po', cioè come... No, alla fine ci mettiamo, quando è cotto, ci mettiamo un po' di Erkemen. Sì, e zucchero a velo. Sì. Ok. Ecco, questo è il nostro prodotto, il prodotto delle ragazze che mangeremo tra breve.
Allora, Bruno nel frattempo sta tagliando le cotiche, che veramente è un compito che a noi ci ha dispensato, perché ci ha risparmiato di fare questo lavoro, perché beh, diciamo, non è che anche l'odore non è, diciamo, dei migliori. Esatto. Poi sono magre. E poi sono magre. Figuriamoci se erano grasse. Vabbè, comunque non fa male. Infatti. Una volta ogni tanto. Questi poi comunque prodotti vengono comunque dal, cioè i nostri macellai sono, diciamo, come dire, come si dice, sono sicuri. Ecco, quindi la provenienza è appunto sicura e quindi ci fidiamo. Certo. La codica come va tagliata? Secondo è personale. Secondo quello, è una cosa, chi la fa piccola piccola, a me hai piace fatto un dei po' quadrati grossa. Perfetti, Bruno. Hai fatto a dei me quadrotti. Piace un po' grandina. A te piace grandina, ok. Tutto. Beh, anche perché se a chi non piace la codica, che nel caso poi la vede nel piatto. Buongiorno signori. Benvenuti al Cooking Show di Bruno Valecchi. Chef Bruno, buongiorno. Vorrei presentarti la tua classe di oggi. Va bene. Saluto la classe, Bruno. Saluto la classe. Dove ha imparato lo chef Bruno i primi rudimenti del soffritto? Del soffritto? In albergo. In? Da ragazzo. Da ragazzo, da ragazzo. Durante il lavoro. Durante il lavoro. Estivo. Estivo. Per certo, certamente. Guadagnare, insomma. Facevo il cameriere in estate. Faceva il cameriere in estate, benissimo. Questa esperienza di vita dello chef Bruno, come la interpretiamo al giorno d'oggi per noi studenti? 14 anni. 14 anni. Avevo. Avevo. Lo chef Bruno, avete capito che parla per monosillabi? Perché è essenziale, come la sua cucina. Che mi dice del suo, della sua mattinata con chef Bruno? È bravo. È molto bravo. Sì, sì, è molto bravo. Anche espansivo, mi sembra, vede, no? Vede come gli alcuni segreti della sua cucina sono stati... Vabbè, i segreti non si rivelano mai, no? Beh, diciamo, allora, però almeno un segreto della sua cucina ce lo dovrà rivelare. Passiamo adesso il microfono alla signora... Mariella, molto bene, Mariella. Vedo che è alle prese con lo strudel, Mariella. Eh sì, mi hanno fatto farlo e stavo guardando come si fa. Sempre su indicazioni... le rigidissime ragazze dello chef Bruno. Chef. Dico bene? Esatto, esattamente. Vedo che la signorina le prese con un'operazione delicatissima che è la scrostatura della forma di formaggio. Solo i migliori possono fare con tanta delicatezza. Ci dica qualcosa su questa operazione? È una È un'operazione molto delicata. Molto delicata, esattamente, sì. Certo. Adesso io l'ho imparata dal chef Bruno. Non sapevo farla. Certamente, chef Bruno, solo chef Bruno scrosta il formaggio così come le ha insegnato, certamente, certamente. Che cosa le ha detto lo chef Bruno così riservatamente? No, gli chiedevo se devo spennellare con l'olio e con lo zucchero. Spennellare in senso orario o antiorario, le ha detto, perché cambia in maniera decisiva. Tutte e due. Sia orario che antiorario. È incredibile, incredibile. Quindi lei trova questa esperienza con lo chef Bruno importante professionalmente? Sì, perché alla fine è un'altra esperienza che si aggiunge... al già importante bagaglio di consapevolezza e cultura che la sua scuola le ha fornito, certamente. Lo chef Bruno ora ci racconta come verrà impiattato il suo famosissimo antipasto. Faremo il piatto per bene. Ora dice non c'è condimento, poi stiamo per preparare però. A favore di telecamera il piatto, eccolo. Una bruschetta e cavolo. Patè, bruschetta e cavolo. Poi pizzetta. Diane, lei che mi sembra più, come posso dire, rosmarino. Pizzetta al rosmarino. Sì. La vogliamo far vedere?
Ecco, la pizzetta al rosmarino fatta da Diane su indicazioni precisissime, ci tengo a dirlo, dello chef Bruno. È stato eccessivamente impegnativo per lei, Diane, questo percorso? No, è stato molto buono, gentile. Molto buono, gentile. E ci ha fatto imparare anche tanto. Sì. E niente. Cioè, quindi diciamo non è stata una giornata qualsiasi oggi. No, no, è stata una giornata, cioè, che abbiamo imparato un qualcosa. Qualcosa. Una giornata speciale. Vedo che lo chef Bruno sta tagliando con veemenza taurina un tocco di formaggio che solo muscolature superiori riescono a tagliare, e stiamo completamente, vedo che il piatto sta prendendo forma. Ci vanno i tre salse. Le tre salse: aglio, fegatelli e cavolo. Quindi il primo è il crostino con il cavolo. Con il cavolo. Dopo adesso ci aggiungiamo un po' di peperoncino. Molto bene, vedi i cromatismi, no? Geometria e cromatismo, che bello, perfetto. Il pane va tostato, prima, ecco, certamente, molto bene. E l'ultima salsa? All'aglio. È all'aglio, questa proprio è quello che tutti aspettavano, perché è la parte, come posso dire, relazionale della cucina, l'aglio. L'aglio va sfregato sul pane. Sì. E poi ci aggiungiamo un po' di olio. Ah, grazie Martina, finalmente ho trovato un interlocutore in grado di interpretare, come posso dire, la mimica e il labiale del maestro Bruno, che è avaro di spiegazioni. E ora cosa sta facendo lo chef Bruno? Adesso butta giù le fave con le codiche. Le codiche sono in un numero esatto, devono essere? Cioè come? Non a numero, quindi, no. Le codiche, ma a chili. Questa è la novità, peso. Diciamo che lo chef Bruno quest'anno ha deciso nella sua cucina di io sapevo che contava esattamente le codiche e esattamente il numero delle fave. Quest'anno, microfono Martina. Quest'anno ha contato solo le fave. Quest'anno siamo passati a questo mix, diciamo, quantitativo, dove le cotiche vanno a peso, mentre le fave vengono contate a numero. Qual è il numero perfetto delle fave per un piatto d'eccezione? 42. 42 fave. È un numero che viene dalla cabala ebraica oppure ha un motivo? Non è ebraica, perché il maiale non è ebraico, no? Gli ebrei, sotto viene messo un letto di pane bruscato da una parte. Ecco, questa è un'altra, come posso dire, dei segreti dello chef Bruno. Il pane bruscato va messo a margine della cupetta con una struffatina di aglio. Ecco, per i più raffinati, con una struffatina di aglio. Sento che suona il forno di chef Bruno, momento esaltante. Il forno dello chef Bruno sta suonando. Cosa è successo, Martina? Lo strudel è pronto. Lo strudel è pronto. Lo strudel, quando è pronto, suona. Lui ha questa particolarità. Lo strudel di chef Bruno, quando lui è pronto, suona. Sì. È una novità non da poco. È una tecnologia innovativa, ritengo, questa. Eccolo. Come le sembra, Martina? È molto bello. Molto bello. Croccante, cotto. Sì. Dopo ci buttiamo sopra un po' di Erkemenz e un po' di zucchero a velo. Zucchero a velo? Sì. Vedo qui un ospite particolare, devo dire, affrontiamo adesso l'aspetto, come posso dire, umano dello chef. Perché lo chef qui si è dimostrato, come posso dire, come un maestro inflessibile anche, un tecnico rigoroso. Di poche parole. Di poche parole, sì. Diciamo un grande cultore del monosillabismo, diciamo. Ecco, mettiamola così. Ora, lei che lo conosce, diciamo, credo più da vicino, abbastanza bene, mi sembra, diciamo, come posso dire, un esperto, se mi dica qualcosa, diciamo, sull'aspetto meno più privato del chef. Quando si alza la mattina, diciamo. La mattina eviterei. Eviterei, esatto. Evitiamo le prime 4 ore della mattina. Diciamo,
quando lo chef, diciamo, inizia a collegare tutto il sistema neuronale con il resto della socialità, quali sono le impressioni che chi vive vicino allo chef in realtà in tanti anni, diciamo, è riuscito a assumere? Io devo dire che il monosillabismo continua anche dopo le quattro ore. Ah, quindi è una pratica interrotta. È una cultura proprio. Sì, sì, certo. La certo, cultura certo. Del monosillabismo. È un'applicazione, diciamo, un'applicazione anche costante. Anche perché se no, no non sarebbe lo chef, il grande chef Grezzo. D'altronde lo stesso nome di due sillabe, Bruno, dice tutto di questa, diciamo, disciplina, autodisciplina, perché autodisciplina. Voglio dire è autodisciplina costante, diciamo, un antico sapere millenaristico del monosillabismo applicato alla cucina. Esattamente, la possiamo fare una religione, diciamo, una religione, uno stile di vita. Uno stile di vita senz'altro, senza. Certamente. Grazie Giordano, veramente, veramente grazie. Chiudiamo, diciamo, la nostra mattinata vedendo i progressi sulla classe, perché sì. Le assistenti sono ovviamente direi più che qualificato. Vediamo la classe come ha risposto all'insegnamento dello chef Bruno. Dica, signor Pedro, lei che ha conosciuto lo stile di Bruno, se non ricordo male, in quel locale nella cordigliera delle Ande. Sì, è quel periodo che ha passato lì, era un periodo un po' di crisi, doveva ritrovare se stesso. E quindi, no, devo dire che da quello che vedo bollire nelle pentole, sì, abbia fatto dei grossi progressi, quindi abbia sia riuscito, ha recuperato se stesso, sì, diciamo, sì, sì, ha recuperato sì, la sua tradizione, perché quando vedo anche l'allieve molto sì, molto abile nel fare i tortelli, sì, 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 e sì, quindi sì, penso che ci sia un ottimo pranzo, ottimo aspetti pranzo, un ottimo certamente, pranzo, certo, vedremo poi se effettivamente con il gusto risponde a quello che è l'occhio. Certo, le volevo, lei che so che viene da un mondo tecnologico, di applicazioni di tecnologie, le volevo far presente, oltre all'aspetto della geometria descrittiva che è assolutamente un must della cucina di Bruno, ma anche l'innovazione tecnologica legata al fatto della sveglia incorporata dentro lo strudel. Quando lo strudel è cotto, la sveglia suona, e tu tiri fuori dal forno lo strudel. Questa è la sua invenzione. Devo questa dire, è innovazione. Però, questa è la Silicon Valley Umbra. Devo dire però, Alberto, scusa, devo dire però che una nota negativa c'è. Lo chef Bruno ha dei problemi quando fa la crema. Sì, lì ha trovato dei problemi. Parliamo di questo aspetto. Parliamo di questo aspetto, perché è bene che lo chef Bruno si presenti come una persona, certo, con i suoi certo, difetti. Sì. Quando fa la crema c'ha dei difetti, non riesce molto bene a amalgamarla e scivola via, però si sta migliorando, sta adattandosi a tutte queste... A suo giudizio, no, diciamo, ci sono qui altre persone che hanno, diciamo, vissuto l'esperienza della crema dello chef Bruno, che possono portare il loro contributo? Sì, qui a Assisi tutti quanti. Tutti qui a Assisi, ecco. Sia nel positivo che nel negativo. Che nel negativo, certo. Chiaramente la parte negativa è la parte minore. Niente direi, certo. La parte della crema, di fare la non è che sia fondamentale, certo, nella cucina assisana. Certo. Quindi non questo lato, no. Però ecco, è che poi delle prospettive che c'ha per il futuro che sono notevoli. Notevoli, certo. Quando abbandonerà la grandine, molto dedito alla grandine. È devoto alla grandine, devoto alla forse grandine, si potrebbe dire. Ha già delle ambizioni notevoli. Insomma. Notevoli, certamente. Non sulla crema, abbiamo chiarito che la, diciamo, crema non credo la parte che... di patisserie è estranea alla cultura. Sì, ma in effetti anche lui non ha mai puntato molto sulla parte dolciaria. Certo, diciamo. Certo. Molto certo, più sui piatti questi certo, forti. Beh, lì nella cordigliera, se non ricordo male, era famoso per lo stinco di lama. Stinco no? di lama e anche stinco le cacciagioni in genere. Le cacciagioni in genere, sì. Molto bene, grazie signor Pedro. Ci avviciniamo al tavolo e vedremo certamente quello che succede. Ma veniamo al tavolo adesso, veniamo al tavolo dove vedo un maestro di sala ci illustrerà anche il modo di disporre. Prego, scusa Franco, maestro di sala, puoi venirti? Puoi venire? Devo dire che stiamo allestendo la tavola.
direi in maniera quasi perfetta. Quasi perfetta. Lei, Frank, aveva conosciuto, se ricordo male, vado solo perché aveva sentito... Lo chef Bruno a Manhattan. A Manhattan, nel suo locale di Manhattan, e lì aveva il suo stile, è lo stesso, se capisco bene. Lo stesso. Aveva fatto una cucina anche quella sera, una cucina umbra. Una cucina umbra anche a Manhattan, quindi come no, l'uomo nero a Manhattan, così la cucina umbra di Bruno a Manhattan. La cucina umbra di Bruno a Manhattan è stata ottima, è stata ottima. Squisita. Senta, questa è la decorazione del tavolo che vedo, come posso dire, chiaramente dei tratti di stile. Da c'è dove... stato l'ausilio di Monica. L'ausilio di Monica. Monica, la prima assistente del maestro Bruno. La prima assistente del maestro Bruno. La prima assistente. Certo, io però... sto solo apparecchiando. Beh, solo mi sembra riduttivo, Frank, abbia pazienza. Mi sembra che lei lo faccia, come posso dire, così come un violinista pizzica le sue corde. La ringrazio. Ritengo veramente un livello di qualità assoluta. La ringrazio. Proseguo. Grazie Frank. Vedo qui il maestro Carli anche che si è messo, diciamo, ai vini, come posso dire, da tradizione, se posso dire. Dice bene. Sì. Dico bene. E ci illustrerà il maestro Carli ora, diciamo, che cosa verrà pasteggiato in accompagnamento o in apertura dei piatti, dei raffinati piatti dello chef Bruno. Sono vini locali, c'è un bianco che penso sia un grechetto, abbiamo un grechetto qui della zona, Quercia del Gallo, poi c'è questo rosso vocante. Che dovrebbe essere della cantina Terra della Custodia, un sangiovese, penso che per il pasto che noi andiamo a consumare oggi sia proprio appropriato. Una curiosità, diciamo, di carattere generale, ha detto Terra della Custodia, sì. Perché la custodia generale del sovrano ordine produce del vino sangiovese, sì. Quindi sì, è il sovrano ordine che poi si è stato ora, diciamo, è Terra della Custodia, però deriva sempre dalla custodia del sovrano ordine, del mammone birichino, quindi è lì. Perché da sempre, diciamo, il sovrano ordine ha prodotto la vino. La coltivazione dei vitigni è stata sempre una tradizione del sovrano ordine. Grazie maestro. Ora ci apprestiamo a chiudere la nostra mattina con lo chef Bruno. Tutti qui, vorrei tutta la classe... qui Bruno, Monica, Frank da New York, maestro Carli, Mariella qui, molto bene, Pedro della Cordiera delle Ande, Diane, Martina, Matilda e Martina, e qui abbiamo il poeta maledetto che pregheremo di non parlare. Grazie, tutti insieme, un applauso allo chef Bruno, unico vero interprete della cucina umbro-sarsinate. Grazie maestro.